Ok, ancora braccia lato esterno. Fabio. Triplice scalatore numero 11. Ok, per trovarlo, palco sul gomito, chiudo, giro dove si poggiano le nocche, questo è il mio punto di pressione. Qua abbiamo un apparato, apparato del Golgi, che manda un messaggio al cervello, il quale monitora praticamente l'estensione del gomito. Se sente che ci sono problemi, rilassa la muscolatura per far sì che il gomito non si rompa. Quindi noi andiamo a simulare un'iperestensione del gomito. Questo punto funziona per frizione e vibrazione, non per colpo. Okay. Abbiamo il nostro braccio teso, vogliamo fare una leva, solo di forza non ci riusciremo. Con il sistema nervoso la reazione è veloce e evidente. Un attimo solo. Fai il punto, ok? L'angolo è esattamente verso la parte interna piatta del mio braccio. Quindi è questo. Scusate il peso, ok? Se lui ruota il braccio, devo ruotare con lui e con l'angolo. Vai su, e con l'angolo. Devo seguire questa traiettoria per avere l'efficacia. Altra cosa, la frizione non va fatta in questo senso, ma spalla gomito. Okay. Questo è molto più efficace che questo. Quindi, triplice scalatore numero 11, circa due dita dal gomito, punto di frizione o vibrazione. Con questa, le mani così, è facile trovarlo, poi nell'applicativo vedete molte altre altri modi per farlo. Ancora, braccio abbastanza esteso, quando è chiuso non funziona, vibrazione veloce e abbiamo effetto neurologico. Da notare sempre la reazione dell'altro, ok? Normalmente quando agisco sulle estremità da un lato, l'altro lato tende ad aprirsi e ad allontanarsi, questo è molto molto importante.